Manca pochissimo all'inizio degli allenamenti in questa seconda giornata di lavoro della Emma Villas Siena. Ragazzi, vi chiedo una battuta velocissima a testa. Cosa vi aspettate da questa giornata? Che cosa succederà oggi? Oggi, vabbè, sarà una giornata impegnativa, ma dipende un po' da come sarà strutturato l'allenamento. Ancora non sappiamo nulla, appunto iniziamo tra poco, vediamo un po' come evolve. Allenamento fisico, si dice anche piscina quest'oggi, insomma, che quanto è importante questo primo momento di preparazione per quello che sarà il lavoro da fare poi nella stagione? Ma credo che in queste prime settimane sia questo il lavoro più importante, cioè quello di creare una base fisica che ci permetta poi a breve di lavorare anche intensamente con la palla. Ecco, una battuta sui tuoi compagni? Alcuni li conoscevi, però insomma l'affiatamento sta crescendo. Cosa diciamo ai compagni, ai ragazzi, in vista di una stagione che si annuncia molto importante? Ma credo che il curriculum di molti giocatori di questa squadra parli da solo. Sono tutti professionisti, quindi sarà un piacere trascorrere un anno in una squadra di campioni. Ecco, ritorniamo sulla giornata di oggi. Allora, insomma, anzi, facciamoti una domanda sulla giornata di ieri. Giornata abbastanza soft, allenamento, pesi, primo giorno di scuola, primo giorno per conoscersi. Le tue sensazioni ieri quali sono state? Sicuramente sensazioni positive. Abbiamo fatto una seduta pesi per conoscerci. Abbiamo lavorato comunque tanto. Niente, va bene così. Le sensazioni di essere qui in una città importante, una città di sport dove la pallavolo sta tornando a avere un ruolo molto molto importante, quali sono? È bello rappresentare comunque una città che ha una cultura per lo sport, quindi è un motivo di orgoglio essere qui a Siena per me. Ecco, motivo di orgoglio essere qui a Siena, però insomma le ambizioni sono tante. Come si fa a non sentire poi la pressione nel corso della stagione, visto che in tanti dicono che comunque si aspettano buone cose dalla Emma Villas in questo campionato? La pressione è anche bella sentirla, non è una questione di stimoli anche, quindi speriamo appunto di sentirne tanta, perché vuol dire che stiamo parecchio su se ne sentiamo molta. Ecco, gli stimoli possono aiutare anche a far bene nel corso del campionato e a crescere, a migliorare sempre un giorno di più. Eh sì, tanto sono il cibo per un atleta, no? Quindi più uno ha stimoli, più uno ha obiettivi e più cerca traguardi alti. Come ti immagini questo periodo da adesso al 9 di ottobre a livello personale e anche a livello di squadra? Che cosa ti aspetti che succeda in queste settimane verso la prima partita ufficiale del campionato? Beh, adesso la prima parte, come dicevano loro, comunque sarà per mettere le basi per la stagione. Dopo bisognerà conoscere la squadra e vedere che anima abbiamo di gioco, no? Quindi sarà un periodo di conoscenza soprattutto per arrivare pronti il 9.